Ogni anno in Italia a circa 60.000 persone il cuore smette improvvisamente di battere. Succede quello che noi chiamiamo arresto cardiaco. Non sono malati cronici, non sono in ospedale, la maggior parte di loro sono a casa, in ufficio, al lavoro, e a molti il cuore non riparte. Ma alcuni sono fortunati, trovano qualcuno che li aiuta e che non ha paura di cominciare. E che cosa succede quindi? Cosa dobbiamo fare? Se una persona improvvisamente perde conoscenza, chiamala. Se non ti risponde o non si muove, chiama il 118. Metti il telefono in viva voce e ascolta le istruzioni e soprattutto comincia a fare qualcosa. Che cosa? Le compressioni toraciche. Come? È difficile? Ho paura di fare peggio? No, il peggio sarebbe non fare niente. Metti il palmo delle mani al centro del torace e premi forte e veloce facendoti aiutare dall'altra mano. A che velocità? 100-120 al minuto. Il metronomo, l'operatore del 118, oppure Canticchi Stand Alive, un'altra canzone che abbia la stessa metrica. Come? Ho paura di farlo, non me la sento. No, non aver paura, è una cosa molto più semplice, molto più facile di quello che tu credi. E poi, se per caso non sei da solo, fatti aiutare, attiva la catena di sopravvivenza. Quindi incarica qualcun altro di chiamare il 118. Ah, e se sei ancora più bravo e hai visto un defibrillatore semiautomatico nelle vicinanze, oppure se il 118 ti dice che c'è, manda ancora qualcun altro a prendere il defibrillatore semiautomatico che può aiutarti a salvare quella vita. Perché dovrei farlo? Perché non c'è niente di più bello che salvare una vita. E i passaggi sono veramente facili. Non devi assolutamente avere paura di provare. Quindi, ricapitolando, se una persona improvvisamente perde i sensi davanti a te o lo trovi a terra, chiama la vittima. Se non risponde, chiama il 118. Cominci a comprimere al centro del torace forte e veloce e manda a prendere un defibrillatore se non sei da solo. Le tue mani possono salvare una vita. Proprio qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.